Il sesso coniugale. Dio mio, nessuno ci avverte prima. Facciamo un passo indietro. Quando sei bambino, ti chiami bambino, poi cresci bambino, bambù, ragazzo, ragazzetto, uomo. Quando sei bambino hai una voce dentro il cervello, proprio data dal DNA, che ti fa gioca, e tu non puoi altro che giocare. Gioca. Facevo dei giochi incredibili, quello stupidissimo della macchinina, ci passavo ore, saltava anche, saltava, volava, ore, finché arrivai a 14 anni, chiuso nella mia camerina, di nuovo con la macchinina, scalavo in salita, quasi quasi ci faccio manovra. Perché? Perché quella voce viene sostituita. Tromba. Fammi lavare prima. No, esce tromba. Anche nella ragazzina, 12, 13, 14 anni, arriva quella voce, magari un po' meno frequente rispetto al bambino, al ragazzetto. Tromba. Ma immaginiamo un lui e una lei che si piacciono, si vedono, istinto puro, tutto passa di qua, niente di qua, tutto istinto. Si piacciono, trombano, sui prati, dentro i 500, nelle cabine, ovunque trombano. L'amore meraviglioso, milioni di poeti hanno cercato di scrivere sull'amore, nessuno ci è riuscito, perché è una miscellanza incredibile, fa passione, forza e anche tenerezza. È bellissimo. Però, ahimè, quando tu dici a lei ci sposiamo, la sposi, prendi una casa che è della banca, ve lo rifaccio, non è tua, è della banca, dopo 30 anni è tua. 30 anni vuol dire dopo 30 anni c'hai due dentiere, te le levi così e le metti nei bicchieri così, che la odi, arriva uno e ti fa la casa ora è tua, no. Sì. E rimetti le dentiere. Quindi praticamente è difficilissimo questa cosa di lei, di lui, questa convivenza, questa cosa. E c'è, non si capisce perché, un uomo dopo, mettiamo 2 anni di convivenza, dopo che passando la giornata gli ha levato i punti, il commercialista, sì, devi pagare di più, molto di più rispetto all'altro anno, giri intorno al tuo quartiere dopo una giornata terribile, non trovi il parcheggio, allunghi il collo, uno spazio fra due macchine, stronzo, è un cancello. È un passo carrabile, il mondo non vuole che la tua macchina sia vicina alla tua casa. O ti compri il garage o rimarrai uno stronzo. Nonostante tutto, l'uomo entra in casa sfiduciato, avvilito, sudato, appestato anche una merda, ma quella voce è cristallina, intatta. Tromba. Si butta nel letto, non vuole nemmeno sentirla. Tromba. Si mette il cuscino per non sentirla. Omba. Dopo 2 anni di convivenza, invece, la donna, 2 anni solo di convivenza, la donna ha quella voce. Non c'è campo. Immaginiamo uno di voi, un 45enne, a letto, tromba. Lei gironzola per la casa, sono le 11 di sera, e il trombare lo mette al 18° posto. Numero 1, la tisana. Inforca 2 ciabatte orribili di gomma piuma azzurra, sormontati due puffi giganti, orribile, muovendo l'alluce fanno così, una cosa orribile. Vabbè. Comincia a gironzolare per la casa, tiki, in curva perde il grip e fa arriva fino in cucina. Tic, accende, pentola d'acqua di 50 litri sul fuoco e li fa evaporare tutti. Di là
quando l'acqua è così, che sono tre molecole incazzatissime, che si pigliano a pedate nelle palle, apre lo sportello. Ecco, qui apro una parentesi. Quando la donna ti vede nella tua casa, nella sua casa che hai pagato te, prova un senso di fastidio, ma quando entri nella sua cucina, che l'hai pagata te ma è sua, con questi giochi strani tra il mio e il suo e il tuo, ti guarda già male, ti vive come un brusco in un occhio, come un virus, ti perquisisce all'entrata della cucina, tu non fai altro, apri lo sportello, prendi la marmellata, non è ancora messo la marmellata sul tavolo, l'ombra non è ancora arrivata sul tavolo, la marmellata, lo chiudi lo sportello? Ti dovrebbe uscire un braccio dalla schiena, una protesi. Quindi torniamo alla donna che al centimetro e mezzo d'acqua bollente che bolle, a un certo punto apre lo sportello, attenzione, e prende la tisana. E ve l'ho fatto al rallentatore. Ed ecco. Ore. Li conta. Le microfoglie vengono contate. Finalmente si beve questa cazzo di tisana. L'uomo che ormai cammina sul letto così e fa speriamo ti si bruci la gola. A un certo punto beve la tisana, sciacqua la tazza, sciacqua il piattino, il cucchiaino, poi gli partono le mani e pulisce tutta la cucina. Porta la cucina allo stato primordiale, il noumeno della cucina, quella del negozio. Mette il cielo, fanno le sedie, i tagliandini coi prezzi ai cassetti. Pazza. Esce finalmente la cucina. Tiki tiki. Tu da dietro la tenda. Vieni qua, tiki tiki. Vieni qui a mezzo metro, tiki tiki, te lo do io il tiki tiki. E lei tiki tiki. Tiki 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 tiki. Poi prende coraggio, punta il letto nuziale. Tiki, 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 tiki,